Il Medix Tuticus, nell'ambito dell'organizzazione dei Sanniti, rappresenta il più alto magistrato e veniva eletto annualmente ed era il capo militare della Toto e ne curava ovviamente anche la parte squisitamente amministrativa, ne curava le leggi, ne curava le finanze e ovviamente aveva cura anche della parte religiosa. Alcuni di questi Medix furono davvero importantissimi, pensiamo a Gavio Ponzio, quello famoso delle forche caudine per esempio, oppure a quello di cui ci occuperemo oggi, cioè Stazio Gellio. Ci troviamo in un luogo che probabilmente è più adatto di quello che dell'argomento di cui parleremo oggi non potrebbe essere. Siamo a Vasto Girardi, uno dei tanti luoghi di culto sparsi per il Morise, un tempio italico del secondo secolo avanti Cristo, e dicevamo parleremo di questo grande Medix. E noi ci siamo spesso occupato di grandi condottieri, soprattutto però quelli relativi all'anno 1000, al Medioevo, che hanno calcato le nostre terre e le loro gesta eroiche sono rimaste indelebili nei tempi. E altrettanto però non abbiamo fatto molto spesso per quanto riguarda i grandi condottieri che tanto filo da torcere diedero a Roma e dalla sua affermazione come civiltà egemone. Ebbene, Stazio Gellio fu assolutamente uno di questi, un giovane condottiero fiero, molto capace, che ebbe sulle sue spalle la pesante eredità di Gavio Ponzio e di Marco Fagno, che furono i suoi immediati predecessori, e che fu colui che sostanzialmente ebbe a dover affrontare le problematiche concernenti la seconda guerra sannitica. Gli uomini che lasciarono la prima impronta sulle terre molisane furono i Sanniti, un popolo di pastori guerrieri la cui civiltà fiorì e si sviluppò su queste montagne. Erano le genti più caparbie e dal temperamento più risoluto fra tutte le popolazioni italiche, coloro ai quali più di ogni altra cosa era sacra la libertà e che combatterono strenuamente per difenderla. I Sanniti ingaggiarono con i Romani delle furiose battaglie, le guerre sannitiche, che si protrassero per decenni fino al 290 avanti Cristo, quando le legioni romane riuscirono definitivamente ad assoggettare questo fiero popolo di guerrieri montanari. Soldati valorosi ed esperti nell'arte della guerra vinsero molte battaglie contro i Romani. Se nel III secolo avanti Cristo un paio di scontri decisivi la fortuna avesse girato a loro favore, forse i Sanniti avrebbero dominato al posto di Roma il mondo intero allora conosciuto. Ma parliamo un pochettino di date. Dal 310 al 307 avanti Cristo, ovviamente, Stazio Gellio dimostrò delle grandissime capacità, appunto un grandissimo talento dal punto di vista delle tattiche militari e dal punto di vista strategico. Infatti fu quello che sostanzialmente inventò, se così si può dire, la difesa continua dei tratturi che venivano continuamente pattugliati sostanzialmente dagli eserciti sanniti, e questa cosa creò non poche difficoltà a Roma, che difficilmente riusciva a penetrare nel Sannio. Ma nel 306 arrivò, fu l'anno dell'affermazione del giovane Medix, che con un'azione di forza abbastanza improvvisa riuscì a conquistare, pensate, Calatia, Nola e altre città importantissime della Campania che erano invece sotto l'influenza di Roma, ma anche Sora, Anagni, Frosinone, che erano quelle città invece che erano situate nella Valle dell'Iri, che tanta importanza aveva all'epoca, mettendo così in grave, serissima difficoltà Roma, che si trovava
di fronte una nuova volta al timore di essere sostanzialmente attaccate dai sanniti proprio praticamente alle porte delle proprie mura. A questo punto il console Quinto Marcio Tremulo organizza le difese esterne alle mura romane sul fiume Sacco, in realtà sedando tutte le città ribelli nelle vicinanze. Dall'altra parte invece Publio Cornelio si attesta in Campania. Succede in questo momento che la capillare distribuzione di colonie latine ai confini col Sannio aiuta Roma a prevenire gli spostamenti degli eserciti sanniti, che spesso venivano sbaragliati con l'aiuto dei cittadini romani. Pensiamo al caso di Sessaurunca, di Cales e tanti altri. Questo costringe Gellio Stazio a ripiegare su Bovianum, praticamente inseguito sia da Lucio Postumio Mugello sia da Tiberio Minucio Augurino, che però, partendo entrambi da Teano, punteranno al Sannio attraverso il Matese, passando per Letino e il Lago Matese, quindi per due direzioni diverse. Boiano viene presa d'assedio e la battaglia fu cruenta, fu terribile. Le truppe di Stazio Gellio si difesero strenuamente, ma alla fine dovettero capitolare. Anzi, nella battaglia sia Stazio Gellio che Tiberio Minucio persero la vita. Ovviamente, senza i comandanti, con la capitale Bovianum depredata e distrutta, i Sanniti, dopo un po', nel 304 per la precisione, dovettero scendere a patti con Roma, anche perché preoccupati fortemente da Cleonimo di Sparta, che era stato sostanzialmente chiamato da Taranto a permettere in pericolo i confini meridionali del Sannio. Ma in realtà, come ci racconta lo stesso Tito Livio, addirittura nel suo libro nono del Aburbe Condita, i romani, pur capendo e avendo a cuore la necessità di un trattato di pace col Sannio, erano assolutamente consapevoli che tutte le roccaforti sannite erano rimaste intatte sostanzialmente, e così come non avevano inferito soprattutto sull'animo, sulla forza, sulla fierezza tipica di questo grande popolo. Quindi questa amicizia, tra virgolette, diciamo, con Roma durerà poco, e di questo Roma era già consapevole. Sapeva che sarebbe stato un errore sottovalutare il Sannio e considerare il Sannio distrutto, battuto. Il Sannio in realtà era ancora salvo, era ancora rigoroso, e il cuore pulsante, cioè quello che andava dalle Mainarde alle pianure di Malies, cioè quelle del Beneventano sostanzialmente, fino alla stessa capitale Bovianum, che era stata, sì è vero, distrutta ma riconsegnata sostanzialmente al Sannio, in realtà rimaneva quasi integralmente sano e pronto a creare altre problematiche a Roma. C'è anche una leggenda che coinvolge lo stesso Stazio Gellio, che è la leggenda di Forca Cavalloni, che è una contrada che si trova ad est di Bagnoli del Trigno. La leggenda riportata dallo storico in un suo scritto documenta l'assedio di Bovianum, che Plinio il Vecchio ricorda nella Naturalis Historia con l'epiteto di Vetus, appunto vecchia. I Sanniti erano, tra le varie battaglie, stretti nella città di Pietrabondante. Amanti della libertà, di cui erano fieri sostenitori, cercarono con tutti i mezzi di resistere. Di notte, alcuni giovani soldati sanniti, eludendo la sorveglianza romana, operarono una scorreria nelle file nemiche, riuscendo a catturare alcuni milites che vennero tradotti nelle prigioni in attesa che il senato cittadino decidesse la loro sorte.
Nel frattempo però Pietra Abbondante era stata momentaneamente liberata dall'assedio e visto che i romani si erano spostati verso Fregelle, in questo frangente la giovane Saba, che era la figlia del comandante Stazio Gellio, la cui fierezza era ben nota ai suoi concittadini sanniti, pensò di escogitare una punizione esemplare per i romani. Dapprima fece condurre i prigionieri nel foro, ordinò loro di denudarsi e di invocare la pietà dei sanniti. Poi, dopo aver fatto portare due botti irte di chiodi già precedentemente preparate, ordinò loro di passare all'interno di esso in modo da sottoporli a delle indicibili sofferenze, per poi cacciarli dalla città e abbandonarli a morte. Il piano però non fu compiuto, in quanto Pietra Abbondante cadde a seguito di un nuovo improvviso attacco da parte di Roma e la giovane Saba, pur tentando la fuga verso Bagnoli, venne catturata invece nei pressi della forca Cavalloni, dove venne immediatamente impiccata. Insomma, questa è la storia di un grande condottiero sannita, un grande capo di quelli che hanno formato l'identità del popolo dei sanniti, e di cui probabilmente dovremmo sapere molto di più e di cui ci dovremmo ritenere fieri e non so se degni, ma sicuramente discendenti.